Lei è la fine del vecchio o l'inizio del nuovo? Questa domanda fu posta da Peter Sewald a Benedetto XVI. Lo scrittore doveva completare la biografia del Papa tedesco e aveva bisogno di una chiave di lettura di un pontificato che stava per concludersi in modo sorprendente. Fine del vecchio, inizio del nuovo. Papa Ratzinger rispose con il suo tipico acume: sono l'uno e l'altra. L'aneddoto è stato riportato dal prefetto della Casa Pontificia, Monsignor Georg Gaswein, in apertura della presentazione del volume Oltre la crisi della Chiesa, il pontificato di Benedetto XVI, presentato la scorsa settimana all'Università Gregoriana con la partecipazione dello storico Andrea Riccardi. Un pontificato di raccordo, per così dire, che da quel 19 aprile 2005 fa sue le istanze della Chiesa di inizio millennio per traghettarle con saggezza verso il cambio di marcia che imprimerà 8 anni dopo Papa Francesco. Istanze di cambiamento, spiega l'autore del libro, Don Roberto Regoli, che in quella fase hanno cominciato a vibrare con forza anche all'interno del corpo ecclesiale. C'è una forte crisi della fede e dell'identità della Chiesa nel mondo occidentale, e per Occidente si intende Europa, Nord e Sud America. Se noi vediamo tutti gli interventi dei cardinali in quei giorni, prima del conclave, vanno nella maggior parte dei casi in quella direzione. Una crisi a livello di gerarchia, a livello di vita ecclesiale di base. Nella mia interpretazione, il pontificato di Benedetto XVI ha voluto portare la Chiesa oltre la crisi che viveva in quegli anni, in continuità con Giovanni Paolo II e Paolo VI, cioè ha portato a compimento le idee di quei pontificati, anche in alcune decisioni di governo. Il volume applica con originalità i criteri del metodo storico a una pagina che storia non è in senso pieno, e non solo perché il protagonista è vivente, ma perché con il gesto dell'11 febbraio 2013, impresso a fuoco nella memoria collettiva, Benedetto XVI ha aperto una porta inedita, la cui reale comprensione è appena agli inizi. Per la rinuncia c'è proprio un capitolo specifico per tutte le conseguenze sul lungo periodo, perché viene creato praticamente un nuovo istituto, il papato emerito, che non è mai esistito nella storia, perché tutti i predecessori, i papi che hanno rinunciato, non sono rimasti papi prima di lui, ma o sono stati rinominati vescovi, sono andati a fare gli eremiti. Dopo il Vaticano I e dopo il Concilio Vaticano II c'erano le premesse per un papato emerito. Grande eco ha avuto l'appassionata affermazione di Monsignor Gaswein, che ha spazzato via l'ombra di malevole interpretazioni sulla rinuncia di Papa Benedetto, ancora dure a morire. Nessun traditore o corvo o qualsivoglia giornalista avrebbe potuto spingerlo a quella decisione, ha detto l'antico segretario di Papa Ratzinger, apprezzando per altri versi il lavoro compiuto da Don Roberto Regoli. Si vede che è una persona che sa valutare, sa pensare e riesce anche a distinguere ciò che è importante e ciò che è meno importante, l'essenziale e non l'essenziale. E questo è un metodo che aiuta molto per capire bene la sua strada della ricerca. Fa una prima valutazione, molto soft ancora, però si vede che ha una chiara idea del pontificato e anche dei punti importanti, dei punti difficili, ma anche dei frutti che già si vedono.